I lanci sul palo statico, dico sempre che o lo ami o lo odi, quindi solitamente lo si odia quando non lo si conosce, quindi non si sa che cosa dobbiamo fare, quindi si tende a sbagliare, ci sentiamo goffi, non ci piacciamo, di conseguenza diciamo che il palo statico, i lanci sullo statico non ci piacciono. Quindi se una di quelle che state vedendo è la vostra situazione, questo video fa il caso vostro. Ricordatevi una cosa fondamentale, ci sono due cose davvero importanti nell'utilizzo del palo statico quando andiamo a fare i lanci. Prima cosa, sbilanciamento del corpo verso l'esterno. L'errore più comune infatti è quello di tenere il corpo vicino al palo, di conseguenza non riusciamo a prendere forza centrifuga, quindi a sfruttare la forza centrifuga che ci porta all'esterno e ci consente di fare quei bei giri. Quindi che cosa dobbiamo fare? Cercare di allontanare il più possibile il corpo dal palo. Ovvio, nei limiti del possibile, perché non posso partire con la mano troppo bassa, altrimenti rischierei di fare una cosa bassissima, cioè non riesco proprio ad eseguire il movimento. Seconda cosa davvero importante è il controllo del corpo. Che cosa significa? Che se io mi lancio e non ho il controllo del mio corpo, quindi le gambe sono lì buttate, l'addome non è controllato, la spalla nemmeno tiro, ecco che il movimento assolutamente non potrà venire, ci sentiremo tirare a pavimento dalla forza di gravità. Quindi quando decidiamo di partire dobbiamo pensare bene a una tenuta addominale che ci consentirà di mantenere la posizione, a controllare bene le gambe ed avere le braccia belle attive. Una cosa davvero molto importante che spesso viene trascurata è allungarsi prima di entrare nel movimento. Questo ci consentirà di partire un pochino più in alto e di conseguenza avere un pochino più di spazio. Più parto in basso, più mi ritroverò subito a terra, quindi non potrò fare nessun tipo di giro. Fondamentale poi camminare in maniera diversa rispetto a quando siamo sullo spin. Perché dico questo? Perché sul palo spin non dobbiamo entrare con troppa rotazione, altrimenti rischiamo di fare le trottole. Sul palo statico dovrò invece allontanarmi dal palo, proprio perché voglio prendere rotazione, perché il palo è fermo. Quindi avrò bisogno di allontanare la mia camminata dal palo. Spesso e volentieri vedo tanti atleti che continuano a camminare vicini al palo e poi a lanciarsi verso l'esterno. Non si avrà altro che un effetto molla, quindi mi lancio e ritorno, mi lancio e ritorno. È poco bello da vedere, poco funzionale, non ci serve a molto. Noi dobbiamo invece pensare a disegnare un cerchio e quindi ad eseguire una traiettoria circolare. Bene, abbiamo visto i punti salienti della rotazione, quindi del lancio sul palo statico. Andiamo a vederlo più nel dettaglio molto velocemente e mettiamolo in pratica. Mettiamo subito in pratica quello che abbiamo detto. Quindi, mi allungherò sul palo, massima estensione del braccio, fondamentale. Se parto e sono qua, quando mi lancio mi ritroverò praticamente già a pavimento, quindi non avrò spazio per poter entrare. Ecco allora che la cosa importante diventa fare un passo distante dal palo e allungarsi verso l'alto. Questo ci consentirà di sfruttare la forza centrifuga perché andremo all'esterno del palo e di allungarci, di sfruttare la massima altezza al palo. Quindi farò il mio passo verso l'esterno. Mi allungherò sul palo, andrò a mettere la mano, quindi porterò la spalla esterna in chiusura, mentre l'anca esterna andrà a disegnare la mia traiettoria e quindi a dare il movimento circolare. Vediamolo da qua, mi allungo, allontano l'anca per dare il movimento circolare, vado in rotazione sul piede a terra, vado a mettere il braccio esterno all'altezza dell'ombelico e mi devo lasciar cadere, pensando di disegnare con la gamba esterna un cerchio. Spesso e volentieri invece vediamo fare questo. Questo è un salto verso l'esterno, quindi non farò altro che avere un effetto molla. Pochi semplici dettagli per farvi fare dei lanci belli da vedere, come quelli che stanno passando adesso. Quindi cercate di curare queste piccole cose, provatelo. Ovviamente le prime volte vi sentirete un po' così, non importa, voi sperimentate, provate. Riguardatevi i vostri video così che potete correggervi e mi raccomando, ricordatevi sbilanciamento verso l'esterno. Spero che il video vi sia tornato utile, seguitemi sul mio canale e lasciatemi un like.